Come state affrontando queste settimane di quarantena? L'azienda, ovviamente, per rispetto dei decreti governativi, è chiusa. L'azienda è chiusa fino al 3, diciamo il 4 di maggio come da decreto. In realtà noi stiamo comunque lavorando dietro le quinte per cercare di essere pronti al momento della ripartenza, anche perché in questo periodo abbiamo notato un aumento delle richieste di preventivi via mail e quindi ci stiamo adoperando in questo e vediamo che sta dando anche buoni risultati. Stiamo seguendo dei corsi forniti dalle aziende proprio per portare avanti questo tipo di trattative che secondo me per il prossimo futuro, almeno per un certo periodo di tempo, sarà determinante. Cerchiamo di, come ho detto, di prepararci sia a livello di prodotti, con prodotti nuovi, rinfrescati, rinnovati, sia proprio con tecniche nuove per affrontare quelle che saranno quella che è la sfida e le nuove realtà che si verranno a creare, insomma, nel prossimo futuro. 8 anni fa la vostra azienda ha dovuto affrontare, come insomma tante nella nostra regione, il terremoto. Avete imparato qualcosa da quelle difficoltà di allora che state utilizzando per affrontare i giorni insomma difficili di oggi? Sicuramente sì, abbiamo imparato che nella vita bisogna rimboccarsi le maniche e che se dobbiamo aspettare l'aiuto degli altri si arriva sempre in ritardo. Ci stiamo impegnando e come abbiamo fatto per il terremoto, come si dice qui da noi in campagna, testa bassa e lavorare, perché è l'unico modo, credo, per cercare di uscire da situazioni difficili che adesso riguardano il terremoto, riguardano il virus, ma riguardano la vita sostanzialmente. Nei momenti di difficoltà chi si arrende è perduto, quindi bisogna cercare sempre di andare avanti. Una cosa importante che abbiamo imparato, importante e bella, è un'aggregazione tra le persone e un aiuto reciproco che sicuramente fa bene e ci aiuta nei momenti di difficoltà. Questa è una cosa molto, molto bella e molto importante che stiamo verificando anche in questo periodo. E c'è una ritrovata attenzione per la cura, la bellezza, la funzionalità della casa, secondo lei, visto che siamo tutti costretti a passarci molto tempo? E le chiedo anche se si immagina una casa post, coronavirus. Non so se ci sarà una casa post virus, ma un'attenzione a quelle che sono le esigenze della casa probabilmente ci sarà, perché in questo periodo ci siamo accorti che la convivenza forzata all'interno di un'abitazione magari richiede situazioni di comodità o di la possibilità di poter essere più a proprio agio. Adesso in questo periodo ci siamo accorti magari che se c'è un mobile più capiente o un divano più comodo potrebbe essere una situazione gradevole in questi periodi difficili. Quindi probabilmente qualche scelta diversa e qualche soluzione diversa probabilmente verrà presa nel prossimo futuro per cercare di creare la casa proprio più comoda e non solamente una casa, come si dice in gergo, dormitorio. Noi la ringraziamo per questo contributo, auguriamo ovviamente a lei e al suo staff di riprendere al meglio la vostra attività. Grazie mille.